praticamente è una delle cose per le quali le mogli si sacrificano supportando il marito. La domanda è famiglia, due punti, cultura o natura. E noi cercheremo di spiegare se la famiglia si può considerare il frutto di un sistema politico, sociale, economico, religioso, quindi la creazione dell'uomo, oppure un elemento di natura, quindi che precede tutte queste istituzioni. E la risposta è semplice. La famiglia è un dato pre-politico e pre-giuridico, cioè appunto appartiene alla stessa natura dell'uomo e non può essere quindi manipolato, modificato o addirittura eliminato da nessun Parlamento. La prima immagine che noi abbiamo di famiglia, ed è quella che poi è stata riportata nella locandina, che pubblicizza l'evento, risale al Neolitico superiore. Nel 2005 a Ohlau in Germania gli archeologi hanno trovato alcune tombe che risalivano appunto al periodo al Neolitico superiore e in una di queste tombe sono stati rinvenuti i resti di quattro esseri umani, un uomo, una donna e due bambini. Sono stati seppelliti abbracciati tra di loro, quindi verosimilmente sono morti allo stesso tempo di morte violenta, hanno uccisi tutti. Attraverso l'analisi del DNA, gli scienziati hanno scoperto che si trattava di una famiglia, madre, padre e due figli. Hanno ricostruito questa immagine, ed è un'immagine commovente, la si può vedere appunto nella locandina, ed è un'immagine che ci dice una cosa molto importante. In quell'epoca non esisteva nessuna legge, non esisteva nessun Parlamento, non esisteva lo Stato, non esisteva nessuna Chiesa, ma esisteva la famiglia, che precede tutte queste istituzioni. Ecco, noi spiegheremo appunto perché si tratta di un dato pre-politico e pre-giuridico, cioè di qualcosa che appartiene ontologicamente alla stessa natura, essenza dell'uomo, quindi non si può modificare. E spiegheremo come si è sviluppata nel corso della storia, che comunque così come non appartiene, non è il frutto di nessun sistema socio-giuridico, nessun sistema filosofico e neanche di nessuna dottrina religiosa. Il matrimonio e la famiglia non l'ha inventato nessuna religione, è un dato appunto ontologico, e vedremo co come questa cosa si è sviluppata partendo appunto dal Neolitico superiore, la civiltà egizia, soprattutto il pensiero classico greco-romano. Aristotele rappresenta il culmine del pensiero filosofico greco, aveva una definizione bellissima nella sua politica: polis synchetai exoikon. La società è costituita dall'insieme della famiglia. E Aristotele, quindi un pensatore pagano, ben molto prima di Cristo, era ben consapevole di quali fossero le funzioni della famiglia. Cinque in particolare. Oikos, che significa famiglia, è despotiche, gerarchia. È una comunità dove i genitori comandano e i figli ubbidiscono. È gamenegine koska endros, l'unione di un uomo e di una donna. Tecnopoetiche, cioè procreazione, fare figli, o economia, è una comunità che si amministra, si gestisce in maniera razionale. Il termine economia deriva da oikos, famiglia, ma soprattutto è, la quinta funzione, paideia, educazione, cioè la famiglia è la prima vera, autentica agenzia educativa della società. E vedremo poi nel corso della storia quali sono stati i tentativi di modificare, addirittura anche eliminare la famiglia, che sono tutti sistematicamente falliti. E quindi cercheremo di dare una panoramica su qual è stata la genesi della famiglia, il suo ruolo e la funzione essenziale, soprattutto che ricopre anche oggi. Una battuta soltanto. Definire la famiglia come antropologicamente, come elemento naturale, quindi prepolitico, come giustamente ha detto lei, ha due ricadute grosse. Una a livello politico, quello che ha appena accennato lei, il tentativo di smontare e demandare tutto alla cultura. E l'altro è anche nella profondità della singola persona che a un certo punto non sa neanche più dov'è il suo principio di non contraddizione. Assolutamente sì. Tra l'altro, se la famiglia è un dato pre-politico e pre-giuridico,
quando e perché entra a far parte dei documenti giuridici in Europa. C'è una data e c'è anche un motivo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché dopo la guerra l'esperienza dimostrò al mondo che l'unica cosa che seppe, che riuscì a tenere insieme il tessuto sociale durante quello tsunami devastante che fu la guerra, fu proprio la famiglia. E si capì che per ricostruire la società dalle ceneri della famiglia, della guerra bisognava ripartire dalla famiglia. Ecco perché, per esempio, la nostra Costituzione del 48, la Costituzione tedesca del 49, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48 riconoscono per la prima volta l'importanza della famiglia fino a quel momento sottovalutata. E infatti il nostro articolo 29 della Costituzione, che parla appunto di famiglia, usa un verbo molto importante. Dice: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Riconosce significa prende atto di una realtà che preesiste, non c'è scritto. La Repubblica istituisce la famiglia e ne disciplina le modalità di costituzione e di istituzione. No, non è il frutto, non è un istituto creato dallo Stato, dall'ordinamento giuridico. È un dato che precede. E ecco perché quindi è un errore cercare di cambiare, modificare, manipolare un elemento che non può essere, proprio perché dato prepolitico e pregiuridico, sottoposto a nessuna manipolazione da parte dello Stato o di un Parlamento. Ecco perché, tra l'altro, quando l'articolo 29 parla di matrimonio, a scanso di equivoci, a spiegare che si tratta di matrimonio tra un uomo e una donna, ci ha pensato la Corte Costituzionale con la sentenza 138 del 2010, che appunto ha ribadito che l'articolo 29 non prese in considerazione le unioni omosessuali, che quindi non possono definirsi famiglia a norma dell'articolo 29, ed è un'interpretazione molto corretta che ha fatto nel 2010 la Corte Costituzionale. Quindi quella è famiglia, tutto il resto è altro, ma la famiglia è un elemento che non può essere manipolato, modificato o addirittura eliminato.